Svolgiamo attività di ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle applicazioni ai videogiochi e anche all'analisi di grandi quantità di dati. Nel particolare nei videogiochi ci occupiamo di tecniche avanzate per la generazione automatica dei contenuti dei videogiochi, che quindi vanno dall'intelligenza artificiale dei personaggi agli ambienti artificiali che vengono generati in grande quantità e nei giochi moderni. Quindi pensiamo ai giochi che contengono delle città immaginarie. È impossibile, impensabile pensare che un designer umano generi effettivamente quelle città così grandi, complete di tutti i dettagli, e quindi noi sviluppiamo delle tecniche che aiutano a fare questo, che aiutano i designer e quindi si spera l'industria a fare questo. Contestualmente in questo ci occupiamo anche dell'applicazione dei videogiochi alla riabilitazione e quindi come rendere, diciamo, accattivante, se possibile, la riabilitazione a persone che sono obbligate di fatto a fare delle azioni ripetitive ogni giorno, creandole, cambiandole e, diciamo, coprendole con un'immagine di gioco, che quindi deve essere, diciamo, non può essere il gioco commerciale come quelli che siamo abituati con la Wii o con altre piattaforme, perché sono persone che hanno delle disabilità, quindi devono essere dei giochi fatti con particolare attenzione verso questo tipo di disabilità, che contestualmente ci permette anche di avere un controllo molto fine delle azioni svolte dal paziente, in modo che ad esempio non faccia gesti che non dovrebbe fare semplicemente perché gli piace talmente tanto il gioco che sta facendo, che quindi diciamo si distrae e inizia a giocare invece di fare terapia. Nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata ai videogiochi, la cosa principale è sicuramente riabilitazione, che sta esplodendo di fatto con l'introduzione di Kinect e di piattaforme come la Nintendo Wii. Sta di fatto esplodendo effettivamente, ci sono un sacco di università sia a Milano che in Italia che in tutto il mondo che se ne occupano, quindi specificatamente con delle specifiche attenzioni a certe particolari tipologie di riabilitazione. Dal punto di vista, diciamo, dell'intelligenza artificiale verso il contenuto del gioco, va verso la generazione, verso lo sviluppo di tecniche che possano essere effettivamente adottate dall'industria. Di fatto l'industria già le adotta, stiamo cercando di creare qualcosa di meglio. È importante che i cittadini, che le persone conoscano il lavoro dei ricercatori, perché probabilmente davvero non si sa molto. Cioè, nella mitologia, secondo me, siamo divisi fra la visione dello scienziato pazzo nel laboratorio chiuso al buio e il barone, che è questa cosa, figura estremamente negativa. E invece tutti i ricercatori che fanno ricerca in Italia sono delle persone normali che fanno il loro lavoro, cercano di farlo effettivamente al meglio delle possibilità e lo fanno di solito molto bene. Ed è bello vedere dal vivo cosa succede. Quando io ero studente io non sapevo cosa faceva un ricercatore e mi sarebbe piaciuto avere una cosa del genere per poterla vedere.